La mano è un organo complesso del corpo umano dotato di numerose ossa, tendini, muscoli, vasi sanguigni e nervi. Tale complessità richiede un approccio dedicato e una chirurgia dedicata. Numerose sono le patologie che possono interessare questo distretto, a partire dalla patologia traumatica, ricordando le fratture di polso che possono coinvolgere l'articolazione, oppure no, le fratture delle ossa del carpo, ad esempio lo scafoide tipico dei traumi da sci o dei traumi da caduta, ad esempio durante i percorsi di mountain bike, oppure ricordiamo anche la patologia traumatica dei tendini che possono essere dovute a ferite oppure a lesioni complesse durante l'attività lavorativa. La mano poi soffre di molte patologie degenerative, tra cui ad esempio ricordiamo l'artrosi delle dita, molto dolorosa e invalidante, le tendiniti del polso, che possono essere causa di numerosi fastidi durante l'attività quotidiana. Esistono anche poi delle patologie di tipo neurologico, ad esempio il tunnel carpale, che riguarda la compressione di un nervo al polso che causa spesso formicolio notturno e dà fastidio al paziente durante l'attività lavorativa. Un'altra patologia molto comune è il dito a scatto, che rappresenta un blocco dello scorrimento del tendine delle dita che può coinvolgere persone giovani oppure anziani ed è spesso una patologia alquanto invalidante durante l'attività quotidiana. La mano, in quanto organo complesso, richiede anche una fisioterapia dedicata da parte di fisioterapisti specializzati e ergoterapisti, riabilitatori della mano, richiede anche spesso tecniche chirurgiche particolari, dall'osteosintesi classica, ad esempio delle fratture di polso con placche e viti speciali, a addirittura interventi di microchirurgia con l'ausilio di strumentari microchirurgici.